Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordo muto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. Un caloroso saluto da parte di Don Bonaventure Nduimana, in servizio in alcune comunità di San Colombano. Effata, apriti. Oggi la liturgia ci presenta il Vangelo dell'episodio della guarigione del sordo muto, un episodio che ha un significato profondo per la nostra vita cristiana. Il Signore ci apre i sensi per sentire e proclamare la sua parola. Al termine del rito del battesimo, il sacerdote tocca le orecchie e le labbra del battezzato e gli dice: Il Signore che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Quelli del sacerdote sono dei gesti che Gesù compì per guarire il povero sordo muto. Il sordo muto diventa dunque la figura simbolica di quanti passano dalla sordità all'ascolto di Cristo, accogliendo nella fede il dono della salvezza. Gesù quindi, vedendo il sordo muto che è portato da altra gente, compie dei gesti. I gesti sono fondamentali, ma soprattutto i gesti sono fondamentali, acquisiscono un significato quando c'è una parola che accompagna un gesto. Gesù si trova di fronte ad un uomo isolato, incapace di avvicinarsi e sentire il suo insegnamento. Sono gli altri che lo portano da Gesù e portandolo in disparte, Gesù compie dei gesti corporei, toccandolo bocca e orecchie, gesti a cui aggiunge uno sguardo verso il cielo, uno sguardo orante. Ecco, Gesù prega compiendo quello gesto fondamentale. La parola di Gesù dà vita a quei segni che Gesù compie. Ecco allora che i segni riescono a liberare quell'uomo lì quando sono accompagnato dalle parole: Effata, apriti. Gesù li apre all'ascolto, sciogliendo la sua lingua, aprendo le sue orecchie. Questi gesti di Gesù annunciano il regno di Dio, preannunciato già dai profeti, come Isaia che ci dice così nella prima lettura: Il vostro Dio viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e se si chiuderanno le orecchie ai sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ecco, soffermiamoci un attimino su quello che è accaduto proprio in quel momento di Gesù. Ecco, l'uomo che è infermo è portato dagli altri. Ecco l'importanza di una comunità, della comunità dei fratelli e delle sorelle per la nostra guarigione. I fratelli e le sorelle sono fondamentali per il nostro percorso di fede. In secondo luogo, I gesti hanno una grande importanza quando sono accompagnati da una parola di salvezza.
Ma la parola più importante che Gesù pronuncia di aprirsi è preceduto da un momento di preghiera, lo sguardo verso il cielo. Se noi vogliamo vedere dei segni, dei miracoli realizzarsi nella nostra vita, siamo chiamati a guardare anche noi verso il cielo, perché tutto proviene dall'alto. Gesù non fa nulla senza l'unione con suo Padre, non guarisce nessuno senza l'unione con il Padre. Così può accadere anche per noi, se noi ci uniamo costantemente con il Padre, se noi abbiamo il coraggio di alzare lo sguardo verso il cielo, che è l'espressione della vita dell'orante, che è l'espressione della vita di preghiera. Nel battesimo Gesù ci ha resi capaci di ascoltare e di capire la sua parola, che ci libera dalla disperazione, come è accaduto al soldo muto, dalla solitudine, ci apre all'incontro autentico con i fratelli, ci rende poveri in spirito. Gesù ci ha resi capaci di parlare con Dio, con il Padre, ci ha resi capaci di pregare, di alzare lo sguardo verso il cielo, di parlare con Dio, di parlare di Dio tra di noi, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie e verso i lontani. La maturità della fede ci chiede di sottolineare l'importanza di una fede comunitaria, di una fede che ci permette davvero di sostenerci a vicenda nel nostro cammino all'incontro con Gesù.